respirare in immersione. Esaminiamo velocemente tutte le fasi di un'immersione reale. La prima cosa che dovete fare è di assemblare i diversi componenti dell'autorespiratore, bombola, giubbetto ed erogatori, collegando la frusta del gruppo comandi. Indossato l'autorespiratore, controllatene il funzionamento. Appena pronti, entrate in acqua con la tecnica più adeguata e sicura. In superficie, con il giubbetto ben gonfio e l'erogatore in bocca, iniziate una respirazione più profonda del normale. Dopo aver controllato di riuscire a compensare, sgonfiate il giubbetto e fate uscire tutta l'aria dai polmoni per iniziare la discesa. Mentre scendete, mantenete la posizione verticale, compensando molto frequentemente. Se espirate l'aria attraverso il naso, compensate automaticamente anche la maschera. Per rallentare la discesa, dovete gonfiare a piccoli colpi il giubbetto. Dopo ogni colpo aspettate la reazione della spinta, altrimenti correte il rischio di mettere troppa aria nel sacco. Qualora insorgessero problemi di compensazione, fermatevi, risalite di un metro o due e provate a compensare di nuovo. Se riuscite a farlo, potete riprendere la discesa. In caso contrario, dovete interrompere l'immersione e riemergere. Se il problema di compensazione si localizza in un solo orecchio, potreste provare una sensazione di vertigini. Nulla di grave. Basta che vi afferriate alla cima di discesa o ad un compagno di immersioni. Risalendo di qualche metro, questo tipo di vertigini scompare. Una volta raggiunta la profondità stabilita, dovete ottimizzare la galleggiabilità, regolando il giubbetto a piccoli colpi, in modo da potervi mantenere in quota senza pinneggiare. Per effettuare immediatamente piccole correzioni alla galleggiabilità, vi basta utilizzare l'aria dei polmoni, inspirando o espirando più del normale. Per risalire, basta che diate un leggero colpo di pinne verso la superficie. La condizione di galleggiabilità diventa positiva e spinge lentamente verso la superficie. Con il diminuire della pressione, il giubbetto si gonfia sempre di più e la velocità aumenta. Per ridurla dovete solo sgonfiare a piccoli colpi il sacco, cercando di mantenere una velocità controllata. Ricordate comunque di respirare continuamente e profondamente.